La serata della solidarietà, della buona volontà, i centri sociali di Rimini si sono ritrovati qua al ristorante Filiberto per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni della martoriata Emilia per Finale Emilia, oltre 2.800 euro che serviranno per una ricostruzione difficile ma che sicuramente tutti si auspicano sia particolarmente veloce. Insomma, da quelle parti ancora c'è tanta gente che soffre. Lei Enzo ha un cuore grande, perché stasera buona parte della serata parte da qua, parte dal ristorante Filiberto e va fino all'Emilia. Essere solidali, aiutare il prossimo, credo sia comunque una nostra necessità, forse anche un nostro dovere civico, qualcuno se lo dimentica. Lei stasera ha dimostrato come invece si può e si deve. Ma io onestamente me la sentivo di farla, è un pezzo che ne ho parlato con Tiziano ed era un pezzo che pensavo di fare un qualche cosa per chi è rimasto più sfortunato di noi in questo momento. Sono stato contentissimo di farla, la serata secondo il mio punto di vista è venuta fuori benissimo, spero che tutti i partecipanti siano rimasti soddisfatti. E non è detto che tramite voi, se c'è qualche cosa da poter fare, che voi me lo segnaliate, non ne facciamo altre, ma veramente con cuore. Io sono rimasto super contento. Gli applausi qua stasera da Filiberto si sprecano, ma sono applausi per i centri sociali, per la vostra attività e per l'attività che fate durante l'anno. Stasera raccogliamo i fondi per il terremoto, sì. Ma voi la solidarietà la fate tutto l'anno? Sì, cerchiamo sempre di fare qualcosa, abbiamo raccolto anche noi qui per i terremotati quando è stato là a giugno il periodo, poi cerchiamo di aiutare anche le persone che vengono lì, ogni tanto facciamo delle cene così spendendo poco, cene ballo ogni 15 giorni. L'importanza che comunque è quella di tenere queste persone sempre in attività, mi sembra aver capito, no? Che è la cosa più importante. Sì, infatti per loro vuol dire molto, qualcuno mi dice sempre se chiudiamo dopo dove andiamo, cosa facciamo durante la giornata, almeno passiamo quelle 3-4 ore qui in compagnia, c'è chi legge, chi gioca, chi parla. E vi state già preparando per il prossimo inverno? Sì, infatti ci prepariamo facendo queste attività, d'inverno dopo sono un po' più, siamo un po' più attivi, d'estate c'è meno partecipazione. Qua stasera non esiste la terza età, non esistono i centri sociali, esiste la potenza di persone che mettono tutto quanto il loro tempo a disposizione per le persone che soffrono. Qua stasera raccogliamo dei soldi per i terremotati, ma voi in realtà lo fate un po' tutto l'anno. Beh, noi abbiamo diciamo molte iniziative. Più che altro seguiamo chi ha bisogno, perché facciamo servizio sociale. Comunque non disdegniamo le altre varie attività, tipo il ballo, le tombole, i pranzi, le cene, quando possiamo farne. Diversamente, quando si fanno queste cose, cerchiamo di essere presenti il più possibile, anche se spesso, come quest'anno purtroppo, la cosa da noi è arrivata in ritardo e non è potuta essere stata pubblicizzata e la partecipazione è stata scarsa, ecco, da parte nostra. Dobbiamo prendere quello che viene, ecco. La cosa importante è stare insieme, no? Sì, noi dobbiamo dire che il nostro è uno di quei centri molto molto unito, sia da parte del consiglio direttivo che da parte dei soci, perché abbiamo sempre cercato di fare tutto e di più per loro. A noi ci hanno eletto, rieletto, vuol dire che ci tengono, che il centro vada avanti così. Qua al ristorante Filiberto è serata e tema ovviamente di beneficenza, qui stiamo raccogliendo soldi ovviamente per le persone che hanno avuto delle grosse difficoltà maggio dell'anno in corso, soprattutto in Emilia, causa di un terremoto.
Dobbiamo ringraziare ovviamente il contributo dei centri sociali che a Rimini quest'anno sono stati assolutamente una spina dorsale della nostra televisione, hanno fatto tantissime trasmissioni, sono qua stasera insieme a noi, c'è il presidente dei Sempre Giovani, il vice presidente dei Sempre Giovani, che è qua a raccontarci un pochettino la presenza e l'importanza della vostra solidarietà nei confronti di queste popolazioni. Adesso, questa sera siamo qui riuniti fra tutti i nostri soci, però siamo in numero limitato perché purtroppo c'era il numero chiuso, se no avremmo riempito la sala tutta da solo, perché è una questione che l'abbiamo sentita. Anzi, domani sera c'è un consiglio da parte nostra dove delibereremo una somma da devolvere ai terremotati, esclusivamente come centro sociale I Sempre Giovani. Qui invece stasera ho raccolto un po' di amici e siamo qui a fare baldoria, perché in compagnia si sta sempre bene, poi qui da Renzo si mangia anche bene. Terremoto, centri sociali, ASCOR. Voi avete un rapporto comunque straordinario con i centri sociali, con la provincia, avete donato due defibrillatori, insomma avete veramente dato e continuate a dare la vostra disponibilità per i centri sociali, che in qualche maniera sono non soltanto il nostro passato, ma probabilmente sono anche il nostro presente e forse il nostro futuro. Certo, speriamo che di riuscire a inculcare proprio nelle persone questa cosa, l'importanza del defibrillatore, perché si è conosciuto da poco, quando vediamo in televisione che stramazzano al suolo dei giocatori, degli sportivi. È successo tanti anni fa, ad esempio Vendemini, che giocava a Rimini, era stato installato da poco un defibrillatore al palazzetto dello sport e si è sentito male l'arbitro c'era il defibrillatore, una persona che sapeva usarlo, e l'hanno salvato. Castelli ha fondato un'organizzazione per addestrare le persone all'uso del defibrillatore. Fondazione Castelli si chiama. Insomma, quindi è tutto molto importante. Non parliamo soltanto e purtroppo di calamità, quelle siamo costretti in qualche maniera a seguirle e a far fronte, ma dobbiamo anticiparli i problemi. Il defibrillatore è sicuramente una cosa molto importante. Certo. Continuiamo comunque a seguire la serata, grazie. Grazie a voi e abbiate a cuore il vostro cuore. Quella di stasera è una serata dedicata alla solidarietà, dedicata ai centri sociali che hanno raccolto fondi per i terremotati dell'Emilia, ma è soprattutto anche il modo per stare insieme. Insomma, la nostra rete da tanti anni si occupa di centri sociali, lo fa in collaborazione con la provincia di Rimini, sempre grande attenzione, Assessore, nei confronti di queste persone che sono il nostro passato, io oserei dire forse il nostro presente, e saranno anche il nostro futuro. Sì, se posso, innanzitutto un ringraziamento particolare alla famiglia Tiraferri, qui del ristorante, Filiberto. Devo dire, stavo pensando a questa considerazione, loro hanno dedicato questa serata completamente, richiedono 0 euro, quindi hanno messo a disposizione il locale, la materia prima, la cottura, il servizio, e i 2.804 euro che abbiamo raccolti vanno completamente al comune di Finale Emilia. Quanti ristoranti abbiamo sul nostro territorio? Pensate se ogni ristorante un solo pranzo, una sola cena durante l'anno la dedicasse ai poveri della nostra città, alle zone terremotate. Pensate che ricchezza potremmo tirare fuori. Ed in questo, ecco, mi collego ai centri sociali che di questi valori ne fanno la vita. Dicevo prima, parlando con i presidenti, che il periodo che stiamo attraversando è un periodo molto complicato, molto duro. Ma quello che ci salva, quello che ci salverà, specialmente noi rimenesi, specialmente noi della terra di Romagna, sono i nostri valori. Il fatto che siamo capaci di stare insieme, che l'amicizia è una ricchezza di quelle enormi, questa sera l'abbiamo dimostrato, ci possiamo divertire, mangiare, stare insieme e ricordarci di chi sta soffrendo. Ecco, questa è la chiave di volta. La chiave di volta è che ognuno di noi deve fare del suo meglio e insieme tutti noi, perché il futuro è un noi, è una cosa plurale, possiamo salvarci, perché ci possiamo salvare veramente
se tutti, ognuno di noi, fa il proprio dovere.